che bei. Siamo al comitato Vicenza Pride che in questi sei mesi ha lavorato per creare questo Pride, ma l'abbiamo creato grazie a voi, grazie alla vostra partecipazione. Siamo tantissime e tantissimi! Siamo qui per festeggiare, siamo qui per celebrare una società diversa, più inclusiva, più rispettosa delle differenze e della unicità di ognuno. I valori che hanno guidato fin dall'inizio questo Pride sono quelli dell'antifascismo, dell'antirazzismo, dell'antisessismo e della laicità. Dobbiamo ricordare qui alcuni cambiamenti che sono necessari ormai inderogabili a livello legislativo. L'estensione della legge Mancino all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere. Una legge per il matrimonio egualitario. La creazione anche di istituti distinti dal matrimonio che prevedano il riconoscimento delle unioni nella forma di patti di solidarietà tra individui di sesso uguale o di sesso diverso. La tutela delle coppie e delle convivenze di fatto, dei diritti del singolo, della solidarietà tra i singoli, nelle forme diverse anche da quelle della famiglia e della coppia. L'accesso all'adozione per tutte e per tutti, single o coppie, senza discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. A conclusione. A conclusione del vostro corteo, gioioso, colorato, sereno, pacifico. Con una città che ha aperto le finestre gioiosamente verso di voi, non volevo far mancare anche il saluto del sindaco di questa città, che sono io. Questa città, moderna, una città che si sforza giorno per giorno, anche con fatica, di assicurare i diritti a tutti, senza discriminazioni. Una città che riconosce nelle differenze un valore. Vicenza,
città aperta. Vicenza, città accogliente. Vicenza, in una parola, città democratica. Questa è la città in cui siete venuti oggi. Il comunale appena eletto, Everardo Del Maso. E grazie a questa città e a questa amministrazione che ci ha fortemente sostenuto, dandoci il patrocinio subito appena l'abbiamo richiesto. Sono fiero di far parte di questa squadra perché ci ha dimostrato tanto in questi giorni. Ha dimostrato anche nel corso dell'ultimo anno di saper venire incontro alle richieste del mondo LGBT. Come sapete, Vicenza è stata la terza città in Italia ad avere la possibilità di chiedere l'attestazione di città di famiglia anagrafica. Questa cosa è fondamentale per noi perché ci ha dato dei diritti che ci erano negati, ci dà la possibilità di andare in ospedale quando il nostro partner è ammalato. Possiamo chiedere informazioni, possiamo assisterlo, possiamo andare in carcere a salutarlo qualora fosse nel chiuso di un carcere, possiamo accedere a dei bandi pubblici che danno accesso alle case popolari e possiamo anche non dover testimoniare contro il partner in caso di diritto penale. È solo un piccolo passo, sono solo dei piccoli diritti che abbiamo chiesto e ottenuto e sono soltanto un inizio di quello che ci aspettiamo dal nostro paese.